Mister, Mario Vollono, Vivicentro, la difesa che era stata una certezza finora in questa partita è stato il tallone d'Achille della Juve Stabia. Quali sono le cause, secondo lei, di questi tre errori che hanno permesso al Catania di portare a casa i 3 punti? Gli errori ci sono durante una partita, però al di là della difesa 3 siamo partiti un po' così, però dopo la squadra ha ripreso anche bene. Nel momento migliore nostro abbiamo subito anche il terzo gol. Al di là di questo è chiaro che bisogna un attimino avere un attimino, rivedere alcune cose degli errori che ci sono visti, ma al di là di questo io credo che rimproverare qualcosa alla squadra, non ho niente da rimproverare, assolutamente. Domenico Ferraro, Gazzettino Vesuviano, sconfitta bruciante con poco gioco nonostante la buona reazione dopo l'iniziale passivo. Quanto il cambio di modulo ha inciso sulla prestazione horror dell'intero pacchetto arretrato? Ma horror, mi sembra assurdo che dica horror. Nel momento abbiamo recuperato una partita che abbiamo inizialmente non abbiamo fatto fatica, poi piano piano l'abbiamo recuperata. Nel momento migliore nostro abbiamo subito il gol, ma al di là di questo è chiaro che c'è la prestazione non è ottimale, però non mi sento di colpevolizzare nessuno. Davide Soccavo chiede se gli errori abbiano ingiustamente condannato le Vespe alla prima sconfitta o il risultato finale rispecchia la prestazione di entrambe le squadre. Ma direi è stato un po' più fortunato di noi, al di là di questo è chiaro che quando c'è una sconfitta la responsabilità è sempre dell'allenatore. Mister Gioacchino Roberto Di Maio, Megapress chiede quanta amarezza c'è per aver perso una partita che era stata recuperata. Ma tantissima, ripeto, mi dispiace per i tifosi della Juve Stabia, veramente di cuore, sono rimasto male anch'io, però è ovvio che le responsabilità le prende l'allenatore, me le assumo io, ma io sono convinto che questa è una squadra che può fare grandi cose, l'abbiamo dimostrato nel palleggio, nelle giocate, nel recuperare una partita difficile, però dopo è ovvio che c'è una sconfitta di mezzo e questo mi assumo io le responsabilità. Gianluca Picella, Magazine Pragma, chiede la sua rabbia dopo aver perso una partita del genere. Tantissima, ripeto, non è una parola facile per me perdere, perché noi siamo abituati a fare un calcio importante, è ovvio che qualcosa non ha funzionato per bene, giusto, però non mi sento di colpevolizzare nessuno perché d'altronde è una sconfitta amara per tutti noi, ecco. Mario Miccio, Sport Report Magazine, dice sconfitta meritata, la nota lieta è il ritorno al gol di Eusebio. Meritata, sconfitta meritata, non lo so. Io credo che il ritorno di Eusebio al gol è stato importantissimo. Mi dispiace che non ho visto il doppio attaccante, ma io ripeto, ho sempre giocato con una difesa a 4. Le mie fortune sono state sempre con la difesa 4, al di là di questo è chiaro che qualche errore c'è stato, mi assumo le responsabilità io. Ultima, Natale Giusti Vivicentro, come mai una squadra che anche in attacco non riesce quasi mai a sfruttare i calci piazzati in maniera adeguata? Beh, questo me lo domando anch'io, me lo domando, lo facciamo tutti circa un'ora di allenamento alla settimana, solo sulle palline attive, è ovvio che dobbiamo migliorarci. Grazie, mister. Prego.